Se hai bisogno di soldi, vuoi un'aggiunta dell'Axo o completi mudati, non esitare a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e se siete da PS, in descrizione trovate i gruppi anche per PlayStation. E adesso al nuovo video. Bentornati, regà. Qua è Savix che vi parla. Bella, regà. Cosa ne pensate del nuovo DLC merda che è uscito ieri? Per me è una gran cazzata, come avevo detto tempo addietro, ragazzi. Ora vi faccio vedere una cosina. Come ben sapete, doveva uscire lo showroom e non è uscito, ragazzi. È rimasto chiuso, purtroppo. Ci hanno preso per il culo l'ennesima volta, ragazzi. Adesso vi faccio vedere una piccola cosetta. Se voi col cecchino vi mettete a una certa distanza, ragazzi, lo showroom sarà visibile, lo showroom sarà aperto, riuscirete a vedere l'interno dello showroom. Ma cosa vi posso dire, ragazzi? Che è veramente patetico, ripeto che è veramente patetica questa cosa, che a distanza di anni un gioco nel 2022, ristrutturato nel 2022, anche se il gioco in sé è del 2013, ragazzi, non esiste che fanno uscire un aggiornamento, ci sono sti bug, perché sembra veramente fatta una cozzaglia di roba presa e buttata lì. Non ha proprio senso questo DLC. Hanno solo migliorato e aggiunto e tolto quello che volevano loro. Comunque, ragazzi, vi lascio in descrizione questa attività, regà, che vi permetterà di visitare lo showroom, ragazzi. Per chi è di Xbox Next Gen, lascio in descrizione l'attività e praticamente spawnerete all'interno dello showroom se volete visitarlo, ragazzi. Potrebbe essere usato finché c'è la possibilità, anche un po' come sorta di god mode, perché noi se ci mettiamo lì dentro, ragazzi, siamo protetti, non ci succederà niente, possiamo sparare all'esterno, ragazzi. Quindi cosa dobbiamo fare? Bisogna che un vostro amico starti l'attività. Una volta che il vostro amico è dentro la lobby, vi fate invitare, ragazzi. Adesso il nostro amico che ha startato l'attività ci deve cacciare dall'attività, ragazzi. E sbadabam, ragazzi, saremo all'interno dello showroom, ragazzi. Allora, è una cosa un pochettino oscena, ragazzi, perché potremmo sparare veramente all'esterno, i tipi non ci vedranno, non ci vedranno in nessuna maniera, ragazzi. Se non stiamo vicini ai vetri, praticamente non ci potranno uccidere. Come potete vedere, io sparo al mio socio e prende colpi, prende danno. Un'altra cazzata pazzesca, ragazzi. Noi stiamo camminando praticamente sul vuoto, perché i razzi non passano solo attraverso i vetri, come ben vedete, ma, ragazzi, passano anche attraverso il pavimento. Quindi, regà, quello che mi viene da dire è che io sono stufo di Rockstar. Rockstar fa veramente schifo, perché pensa a cazzi propri e basta. Cercano di camuffare le nostre richieste andando sempre a favore loro, ragazzi. Quindi l'unico modo, ragazzi, per uscire di qua è uccidersi o farsi uccidere, perché sennò dispawnerete sempre qua dentro. Io spero che i miei video vi piacciono, ragazzi, lasciate un like, lasciate un commento, sostenete Savix, iscrivetevi, attivate la campanellina, raga, e al prossimo video. Buona visione.